Berberè, sono appena arrivati tre spicchi qui al Berberè, sono niente o po' di meno, questa è proprio la versione originale di Matteo Aloe. Berberè Aloe. E poi dopo ci spiega cosa significa Berberè, perché Radio Alice a Londra. Lo sappiamo. Cioè, non so se lo sanno a Londra, o Radio Alice, immagino insomma che non ci sia molto da spiegare. Berberè è un po' più complicato. Siamo nel locale che io conosco da sempre, anche perché frequento il vicino teatro comunale di Bologna, come molti di voi magari sanno, e qui c'è Alcenero Berberè, che da questo momento pizzeria. In questo momento Berberè pizzeria, perché noi nasciamo come Berberè 7 anni fa in provincia di Bologna, a Castelmaggiore, e poi siamo arrivati dopo 2 anni qui, dove c'era la bottega, il ristorante di Alcenero, quindi noi abbiamo inserito il forno, abbiamo... Direttamente dalla Sardegna? Calabrese, no, perché... con accento sardo. Ah, come mai? Non lo so, non sono mai stato in Sardegna, però, in vacanza, me lo dicono in tanti, quindi... No. Non so tra l'accento calabrese e quello sardo qual è meglio avere, ma mi confondo in tante, la zona d'origine che abbiamo questo accento un po' sardo. Comunque, no, che è piacevole, anche perché stavamo parlando di questa è una cosa privata, stavamo parlando di cucina valdostana e sarda, cioè una chiaramente bella donna, no, sarda, perché sembra che quelle brutte non ci siano in Sardegna, che ha aperto il ristorante. Vabbè, questa è un'altra cosa. Bene, allora Berberè. Quindi intanto qui abbiamo due spicchi già consolidati, mentre invece a Castelmaggiore, che è la prima, quest'anno ci hanno riconosciuto i tre spicchi, quindi ci fa piacere, perché è come una sorta di premio alla carriera. Ed è anche una sfida per i colleghi degli altri di Berberè di sfidare Castelmaggiore. Perché Berberè è presente in Italia, nelle maggiori città. Ormai in 6 città, Bologna, Castelmaggiore, Torino, Milano, Roma e Firenze. Tutti con vari spicchi, tutti nella 50 toppizza più o meno, cioè 50-100 comunque, ben piazzati, quindi complimenti. No, la cosa che dispiace è che sembra che l'Emilia Romagna sia destinata ad avere solamente 2 ristoranti, 3 spicchi, nel senso che se danno uno spicchio in più a voi, lo levano un altro, che un po' dispiace. Quindi è un po' questa la cosa, che non si capisce come mai in Emilia Romagna siano destinati solo... Ma noi abbiamo accettato con piacere 3 spicchi di Castelmaggiore, ovviamente, accettiamo con piacere 2 di tutte le altre città, ma non è che si lavora solo per quello, anzi, gli altri anni eravamo contenti uguali, l'importante è rendere felici tutti i clienti, gli ospiti che vengono ogni sera e che tornino. Poi è la cosa più importante, i riconoscimenti delle guide sono sempre piacere, sono nuovi stimoli, e speriamo appunto che prossimo anno saremo in compagnia assieme agli altri Berberè, ma anche ad altre pizzerie. Esatto, anche perché poi è vero, no? Si diceva che il ristorante capofila è quello che magari prende 3 spicchi e gli altri magari 2, ma in realtà vediamo che Roma, Napoli, ad esempio Franco Pepe, come dire, ha fatto il bis, ecco, quindi, ma altri, ecco, quindi auguriamo a Berberè di fare appunto, vediamo in quale di questi chiaramente poi si vedrà, secondo lei quale potrebbe essere dopo Castelmaggiore. Mi auguro questo, così sempre andiamo in ordine cronologico. Anche perché è giusto far capire, insomma, che a Bologna si mangia una buona pizza. Quindi questa pizza, riusciamo a spiegarla, prima di assaggiarla, come la possiamo spiegare? Come si differenzia una pizza che comunque è fatta da un calabro sardo che molto probabilmente avrà delle origini anche un po' napoletane, perché poi Napoli sta nel mezzo. No, Napoli l'adoro. Mi piace andare, ma non ho grandi origini, da quel punto di vista neanche sardo. Mi piace tutte le regioni italiane. È una pizza semi-napoletana. È una pizza più che napoletana, che sposa la tradizione del lievito madre, quindi l'antichissima tradizione di fare gli impasti lievitati solo con lievito madre. A Napoli si chiamava criscito, qui si chiama pasta madre, ma più o meno lo stesso concetto. Si differenzia soprattutto nell'utilizzo della farina, che è di tipo 1, quindi non 00,
anche nella modalità di cottura, perché cuociamo a 320 gradi per 4-5 minuti piuttosto che a 500 gradi per pochi secondi, quindi una pizza un po' più lenta. Questo quindi lunga cottura, lunga lievitazione. È un po' più lenta e anche il servizio qui al nord è diverso rispetto a quello che può essere a Napoli, bellissimo. Quello che fai la fila fuori, mangi velocemente, la fruizione della pizza è un po' diversa, no? Quindi da Roma in su. Quindi si differenzia. Anche i prezzi cambiano leggermente. Leggermente, perché sì. Poi parliamo sempre di una fascia di prezzo che va dai 5,90 per la nostra marinara fino alla più cara che è 13 euro, ma comunque è ricca di salumi nella macelleria del consigliere qui del. Certo. Anche perché qui è Alce Nero, che è un nome, una garanzia, infatti, prodotti di qualità, per non dire bio. Sì, no. Noi utilizziamo l'80%, l'85% di prodotti bio, inclusi vini, le bevande, le birre. C'è qualcosa che stiamo provando sempre di più a trasformare in bio, nel senso qualcosa che non riusciamo a trovare buono e anche bio, ma rispetto a quando abbiamo iniziato, dei prodotti bio erano circa il 10-15%, oggi siamo all'80-85%, l'obiettivo è quello di diventare presto il 100% bio. Al Genero collaboriamo ormai da tanti anni e producono per noi le farine, il pomodoro, l'olio d'oliva, quindi una bella partnership. Mia moglie ha detto, mi raccomando, di chi io sono una cliente di Al Genero. Diciamo effettivamente Natura sì, è un altro di quei supermercati che si avvale di questi prodotti. È sempre più importante consumare bio, essere consapevoli di quello che mangiamo. Quindi qui non siamo nella casa madre, ma gli uffici di Berbere sono qua. Quindi siamo in via Petronio, siamo un centrissimo quindi a Bologna, c'è l'università, ci sono gli universitari e quindi bene, grazie, dopo poi ce la fa avere, ci hanno fatto veramente una foto, grazie. Bene, quindi ora questa pizza, guarda, un bordo alto, viene servita a spicchi, a degustazione. Viene servita a spicchi, a degustazione se si vuole, non per forza. Se io voglio la mia pizza, posso ordinare la mia pizza e difenderla dagli altri. Servita a spicchi proprio perché volevamo incentivare la condivisione, cioè andare a farsi una pizza deve essere sempre un momento leggero, sì. No? Divertirsi, e quindi abbiamo deciso tagliamo la spicchi così è più facile da condividere. Quello era il primo obiettivo che abbiamo pensato 6-7 anni fa ormai. Ha il bordo abbastanza pronunciato, ma anche al centro è un po' più alta di quella pizza napoletana, visto che paragoniamo sempre con quella napoletana, non si piega a porta a porta, per noi la pizza è croccante fuori e soffice dentro. Attenzione, non dico che è migliore o peggiore uno stile dall'altro, no? Fare pizza si può fare in tanti modi diversi, si può fare in tegna, si può fare sottile al mattarello come fanno a Roma, si può fare in napoletana, noi la facciamo così. Al nostro modo, che secondo noi è molto buono, non è il migliore, ma è buono tanto quanto. Quindi queste grandi città italiane dove c'è Berbere, c'è anche Londra, quindi la pizza è sempre la stessa? Stesso processo, stessa formazione che facciamo ai ragazzi in cucina, che è uno degli aspetti più importanti, avendo più di un punto vendita, e ormai i nostri pizzaioli sono più bravi di me a fare la pizza, perché lo fanno tutti i giorni, quindi per noi è un aspetto fondamentale. Allora abbiamo solo ragazzi, tra l'altro italiani, molti napoletani da lavorare, stessi ingredienti, stessa farina, cambia solo l'acqua, perché in ogni città l'acqua è diversa. Che vuol dire? Vuol dire perché l'80% dell'impasto, noi facciamo un processo di addolcitura dell'acqua per pulirla da quella. Bologna è molto dura, ad esempio, rispetto a Roma, quindi cerchiamo di standardizzare l'acqua per non impazzire a capire se c'è qualche problema, però l'acqua è l'unica cosa diversa. Quindi a Londra praticamente avete fatto quello che hanno fatto un po' i francesi, ci hanno portato la loro cucina e tutti comunque si basano su quella. Questa è un po' la risposta ai francesi di portare, non so se nei progetti ci sarà anche la Francia, speriamo. Ma magari, Parigi è una città bellissima, stimolante tanto. Lei pensa già a Parigi, le città piccole, non penso in grande. Si diverte nelle città grandi. Bene, come avete iniziato? Perché questa è un po' la curiosità. Noi eravamo io e mio fratello che ho perso. Sì, chi c'è? Che fa poco, che è più grande di me di 7 anni, sì. Era venuto a Bologna a studiare, io l'ho raggiunto dopo 7 anni. Dalla città? Dalla provincia di Catanzaro, quindi eravamo in Calabria, siamo venuti
più a studiare. Fatta l'università, lui lavorava già nel mondo del retail, quindi centri commerciali, comunque negozi. E la città di Catanzaro? Si chiama Maida, è un paesino davvero molto piccolo. No, perché poi là c'è un 3 rotelle, Acri, seguitissimo, Acri, l'abbiamo notato ultimamente, abbiamo messo tutte le pagine, questi tre spicchi su Facebook, abbiamo visto appunto chi fa più movimento, e devo dire questo appunto calabrese. Ho fatto i complimenti perché in Calabria deve essere, se qui è difficile gente, in Calabria è difficile mille fare successo e fare le cose fatte per me. Quindi poi ho raggiunto mio fratello a Bologna, finita gli studi ho iniziato a lavoricchiare in qualche cucina, qui a Bologna avevo iniziato allo scacco matto da Mario Ferrari. Ah ecco, quindi in un ristorante, quindi lei è anche uno chef, cioè non è una battuta. Ho iniziato in cucina. Ecco, come le piace più, fornaio, lievitatore, come qual è la definizione? Professore, dottore? No. Neanche pizzaiolo, perché appunto pizzaiolo sono i ragazzi che tutti i giorni fanno 300 pizze. Dico a mia moglie che mi ha chiamato, che siamo Berberè, abbiamo appena detto che usiamo i prodotti di Alce Nero, che è qui, appunto a Berberè, appunto a Bologna. No, è come per dire, mia moglie mi chiama, dice devo buttare giù la pasta o no? Quando non mi vede mi chiede, ecco. Adesso è confermato. Ecco, bene. Quindi insomma ecco, è iniziata così l'avventura di Berberè. Pizza perché non c'era una pizzeria buona, di ristoranti buoni a Bologna ce n'è, la pizzeria no, parliamo di 7 anni fa, quindi abbiamo poi studiato come farla leggera, quindi lievito madre, come farla buona, quindi ingredienti di piccoli. Ma c'era già una nouvelle vague della pizza in corso, c'era un movimento? In Italia sì. C'era Simone Padovan, c'era Omalon. Non ci siamo parlato di San Patrignano. San Patrignano, la anche San Patrignano con Andrea Muccio, esatto. Precursore. Avevano iniziato loro pochissimi anni. Lei lo riconosce? Insomma, no, sì, l'hanno detto prima. Ecco. Poi questo anche lievitatore albanese che abbiamo conosciuto, che lei conosce. Beniamino, con noi. Il primo anno di attività di Barberelli è stato con noi. Abbiamo messo appunto la tecnica, lievito madre. Quindi siete comunque alla fine, siete una grande famiglia di lievitatori. No? Che hanno sposato il lievito madre. È un peccato che non ci sia anche la pasticceria che fai per la mattina, o lo fate? No, non lo facciamo, però facciamo ogni tanto per noi panettoni a Natale, perché è un peccato farlo in produzione grande. Ma un giorno mi piacerebbe continuare attorno al grano, quindi tutto ciò che è pane, pasticceria, pasta. Pasta in Italia secondo me ancora è un po' come la pizza da qualche anno fa, ha bisogno di... Si può ancora migliorare, anche perché poi abbiamo sempre la lievitazione, abbiamo sempre questa cosa, insomma che alla fine è importante. E quindi ora Berberè nasce come nome? Berberè appunto nasce perché quando abbiamo iniziato c'era la tecnica del pizzaiolo. No, io dico proprio il nome. No, la tecnica del pizzaiolo, la tecnica del fuoco che faceva i topi. Volevamo rinnovare il servizio, quindi anche un po' il design, un mix di professionalità. Berberè è una spezia fatta con un mix di ingredienti etiope. E quindi come il mix che compone la spezia, il mix di professionalità, suonava bene, divertente, abbiamo scelto Berberè. Quindi chiaramente un ingrediente usato in una pizza cosiddetta piccante, esatto. Piuttosto che peperoncino. Cioè. Sì, piccante, c'è molto peperoncino. C'è la pizza appunto Berberè. Bene. Questo quindi è l'anteprima di pizza, avete cambiato all'ingresso praticamente per bere si presenta diversamente perché siete solo pizzeria, quindi non ci sono non più piatti rispetto a prima. Esatto, e non c'è più nemmeno la bottega dei prodotti al cenere, lo dica a sua moglie, che si possono comprare in normale appunto in tanti, anche online funziona benissimo, ma abbiamo cercato di rinnovare l'ambiente, di renderlo più colorato, più pizzeria, prima era un po' buio all'ingresso, un po' per cercare anche di, dopo 4 anni pensavamo una rinfrescata. Far sempre bene. E avete chiaramente puntato sulla pizza e gli altri Berberè invece qual è la formula? Sempre questa? È sempre la stessa, ci concentriamo su 14-15 pizze per ogni menu stagionale, cambiamo ogni stagione, ci sono 5-6 quelli che chiamiamo cicchetti che possono essere degli stuzzichini prima delle pizze e 4-5 dolci, quindi molto focalizzati a far bene la pizza perché è abbastanza complicato farla bene, quindi non ci distraiamo in altre cose. Bene, grazie quindi a Matteo Aloè.
quindi nelle città della Sardegna non ne abbiamo, abbiamo solo Catanzaro, quindi in provincia di Catanzaro, e che so, mi viene in mente un prodotto simbolo della Calabria, che si trova solo lì. Anduia. Anduia anche, ma soprattutto il bergamotto. Bergamotto, che è una, come dire, è una, anche una bibita, potrebbe essere, non so se in Calabria. Sì, adesso si comincia a trovare il bibito al bergamotto, o su un campione di olio al bergamotto. Olio. Olio al bergamotto. Che in realtà è un agrume. È un agrume, sì, che è sempre stato usato nell'industria dei profumi, ma sempre più sta entrando in cucina. E in una pista del bergamotto. Ci stiamo lavorando. Esatto. Anche perché il primo a parlarne è stato Juan Roca, quando aveva ancora due stelle Michelin, poi evidentemente venuto a scoprire quali sono i nostri migliori prodotti, no? In Spagna. Bene, grazie a Matteo.